La rubrica che ti legge i post. Io sono Rachele Malavasi e voi mi state seguendo dal canale YouTube o dalla pagina Facebook che hanno lo stesso nome, Etologia Equina con Rachele Malavasi. Ed ora il servizio della nostra inviata. A te la linea. Oggi ho scritto e vi leggo un post che riguarda un'emozione, la rabbia. Intorno agli anni 2000 sono stati pubblicati degli studi che dimostrano che tutti i mammiferi condividono un set di emozioni, che sono riscontrabili nell'attivazione di circuiti cerebrali simili. Tra queste emozioni ci sono la paura e la rabbia, i cui circuiti sono strettamente connessi, perché certe volte la paura ha bisogno di innescare la rabbia per risolversi. La paura infatti si scatena quando un individuo ritiene che il proprio benessere fisico o psicologico è messo in discussione. Nel caso del cavallo, quando per esempio gli viene negata la possibilità di mettere in atto alcuni comportamenti propri della specie, che possono essere quello di appartenere ad un gruppo sociale in cui assumere un ruolo, la libertà di movimento o anche sfuggire a delle pressioni eccessive. In queste condizioni che possono provocare frustrazione, un individuo ha bisogno di tirare fuori quell'energia che gli serve per risolvere la situazione e quell'energia può essere espressa sotto forma di rabbia. Quindi un cavallo arrabbiato potrebbe essere un cavallo spaventato che ha bisogno di utilizzare la rabbia per cambiare la situazione. Di conseguenza la rabbia non va punita, ma va capita per capire che cos'è che provoca la paura che poi innesca la rabbia. E noi sappiamo anche, tra l'altro, che è molto pericoloso non ascoltare la paura. La paura è la via per il lato oscuro. La paura conduce all'ira, l'ira all'odio, l'odio conduce alla sofferenza.